quando parliamo di libertà di amare, di libertà di essere, di dialogo importante che deve essere fatto in questo paese sui diritti civili e sul rispetto della dignità di ciascuno, nessuno si tira indietro. Non posso concedere il patrocinio della regione che io rappresento, di un'intera comunità di cittadini, a una pratica che peraltro è reato nel nostro paese. I patrocini perché non vengono dati alle manifestazioni di partito? Vengono dati a iniziative della società civile che hanno un interesse per la comunità. Ok? Quindi loro possono fare, ma diventa una piattaforma politica a cui comunque la regione non dà il suo patrocinio. Tutto qua. Buongiorno Presidente. Di fronte alla comunità LGBT che accusa la regione di una retromarcia che va contro la difesa dei diritti della comunità LGBT, qual è la vostra? Noi avevamo dato l'adesione convinta al Gay Pride e il primo pensiero di Colamarino dando il benvenuto al nostro patrocinio è stato quello sull'utero in affitto. Cioè, quindi domandassero a Colamarino se è quella la rappresentazione che loro vogliono dare dell'intera comunità o invece è quella della libertà di essere, che io era quello che pensavo nel momento in cui ho concesso il patrocinio al Gay Pride. Quando parliamo di libertà di amare, di libertà di essere, di dialogo importante che deve essere fatto in questo paese sui diritti civili e sul rispetto della dignità di ciascuno, nessuno si tira indietro. Non posso concedere il patrocinio della regione che io rappresento, di un'intera comunità di cittadini, a una pratica che peraltro è reato nel nostro paese. La legge sulla GPA è una rivendicazione storica della comunità LGBT, stava anche nel manifesto del Pride dello scorso anno, tra l'altro. È difficile pensare che non se ne potesse essere reso conto prima la regione che questo sarebbe stato uno dei temi della piattaforma, sembra un po' un pretesto perché è arrivata magari qualche sollecitazione per togliere questo patrocinio. Guardi, non ho bisogno di pretesti, la legga la mia lettera di concessione del patrocinio in cui c'era una richiesta espressa, no, di evitare, no, di offendere la libertà religiosa di ciascuno, la morale, no? E noi abbiamo la Cassazione, non Francesco Rocca, che ha definito la GPA una pratica degradante. Abbiamo la Corte Costituzionale, non un vetero fascista, che ha definito la GPA una pratica offensiva e lesiva dei diritti delle donne. Punto. Quindi su questo non c'è ovviamente, credo, ombra di dubbio. Ora, che poi magari Colamarino abbia voluto utilizzare questo momento per fare una provocazione, è una scelta sua. Però la concessione per me era su altro. E allora io devo subire queste offese, questi attacchi, queste ingiurie, questi insulti che mi sono arrivati a valanga sui social per questa manipolazione che è avvenuta. E la trovo assolutamente, francamente intollerabile. È una parte, peraltro, poi della comunità LGBTQI che chiede la rivendicazione sull'utero in affitto. Lo chiede ai movimenti femministi. Lo chieda a movimenti per i diritti umani. Presidente, mi perdoni solo una cosa, però rimane il fatto che poi il messaggio finale che rimane è quello di una regione che si tira indietro di fronte alla manifestazione principe, no, contro la discriminazione e per la difesa della comunità LGBT. Colamarino chiedesse scusa pubblicamente rispetto a questa manipolazione della concessione e immediatamente sono pronto a ridare il patrocinio. Chiedesse scusa pubblicamente della sua dichiarazione manipolativa del nostro patrocinio che era chiara e immediatamente ritirassero quell'aspetto e immediatamente ci sarà nuovamente il patrocinio della Regione Lazio. Il fatto che la sua scelta sia arrivata poche ore dopo comunicato di Provita che chiedeva di fatto di dissociarsi da quella piattaforma è un caso o perché no le associazioni LGBT dicono Rocca ha obbedito a Provita? Guardi, Provita e Colamarino sono due facce di un'unica medaglia, l'ideologizzazione della libertà, cioè questo deve essere una pratica deideologizzata, noi dobbiamo vivere in una comunità che è capace di accettare, che è capace di includere, questo è quello che dobbiamo fare. E quando si parla dei diritti dei bambini bisogna essere proprio attenti su questo passaggio, perché altrimenti viene meno anche lo Stato di diritto. Se le sezioni unite della Cassazione non valgono più per nessuno e se magari ci si adegua a una sentenza e la si condivide, una sentenza si passa per vetero fascisti, oscurantisti, allora qua
voglio dire, c'è soltanto spazio per la polemica. Non Pride non chiede la disobbedienza civile, chiede una legge, no? Non è che dice disobbediamo alle leggi esistenti e facciamo qualcosa di illegale. Ripeto, sono stato chiaro, benissimo, ma a quel punto, ma anche vede, i patrocini perché non vengono dati alle manifestazioni di partito? Perché non vengono dati alle manifestazioni? Non darei mai un patrocinio a un'iniziativa di Fratelli d'Italia o del Partito Democratico o di qualsiasi altro partito. Vengono date a iniziative della società civile che hanno un interesse per la comunità, ok? Quindi loro possono fare, ma diventa una piattaforma politica a cui comunque la regione non dà il suo patrocinio, tutto qua.